Allora, oggi noi siamo quattro ristoranti. Dove il ristorante è solo uno. Sì, però non lo sanno la casa. Quindi per noi oggi dobbiamo valutare il posto. Vai, alla Marione. Vai, andiamo a fare una Allora, Marione, crocetta. alla qua, la mise en place. Allora, Allora, cos'è la mise en place? Marione, praticamente i cos'è la mise en tavoli. place? La mise en Eh? place? La mise en place, cos'è? Ma che chi? Ma dobbiamo fare quattro ristoranti? Mi valuti la mise en place? La video fra... Ma come? Che è? Ma come? La mise en place? Facilissimo. Ma non sa un cazzo, ma vabbè, comunque spiega. Vabbè, allora, ho notato che comunque, cioè, tovagliolo, due forchette, uno per il primo, uno per il Allora, mi secondo. valuti Il coltellino, l'intovagliamento. il bicchiere per il vino, No, bicchiere mi per l'acqua. valuti mi valuti la mise en place, come Che messa la è tavola. mise en place? La tavola, come imbandita la tavola, Ah, come. come invadita la tavola. Va bene. Una tovaglia piatta. Una Un'oscia tovaglia piatta. piatta, eh? Un vasetto con delle Ah, una pietoline. Una candela. candela. Da Il portare a vino, che festa. vinetto c'è? Che vinello? Il vino, che Sì, vino è? vinello abbiamo il dolcetto d'alba. Az! Quindi tanta roba. Buono. Poi abbiamo, vabbè, il pane grissini. Pane grissini, le sedie. Le sedie, Vuoi vedere se sono comode? sì, dai. Eh no, si Sono sedia. abbastanza comode, vediamo un po'. Se. Sì, molto comode, sono fatte di materiale. Come si chiama? Materiale spugna, no, No, vabbè, è un qualcosa simile alla spugna, non so come si chiama. comode comunque, da 1 a 10 che voto alle sedie. Vabbè, voto alle sedie, dai. Direi 9 9 9.9. Poi la location. La location è molto, diciamo, antica, si può dire, se. Antica. Sì, cioè, Come un mix antica? tra antica e moderna, Antichità e però più modernità. vicino, diciamo, a uno Se. Le stile antico. piace a vista il Sì, soffitto così? molto, molto. Tetto in legno. No, non ti sfregare le mani guardando le signorine, No, non Marione, stavo guardando. perché vedo sempre che c'è uno sfregamento mani quando No, guardi io mi le metto di qua così. signorine. Io non mi sprego mai, intanto me la sprego lo stesso. Allora, poi Poi cosa abbiamo? qual è il piatto quello lì che oggi viene valutato con 5 punti lì che... Il Cioè, piatto? oggi c'è un piatto bonus, capito? No, non ho capito. Ma come non Non ho la... capito che. Venga, che vieni che ti faccio. Ah, sì, vabbè, sei secondo. Venghi. Allora, c'è Marione qua, che lui ha fatto quattro ristoranti, lui. Ha fatto quello di Borghese, no? Si Sì, chiama. Borghese. Quindi oggi anche lui farà una puntata qui, però senza gli altri ristoranti, solo qua. Marione è altissimo Solo in livello. questo ristorante. Vabbè, Sì. comunque la location ci Ma sta. c'è un piatto bonus stasera? E io che ne so Non del so. bonus. Allora, se c'è un piatto forte, signorina, quale deve Ah, piatto essere? forte. Quello del menù di Sì. stasera, l'arrosto, ragazzi. Arrosto, quindi tu dovrai valutare l'arrosto, cioè come piatto quello Ok. lì migliore, cioè non migliore, quello lì bonus. Poi altre cose che facevi al programma? Ah, Vabbè, costo del menù. Poi bisogna fare costo, giusto, con le stelle. c'era il cibo, la valutazione del cibo. Mi piace. Poi, vabbè. La location. Qua puoi già Location. dare un anticipo al voto della location. Beh, sì, dai, comunque. Ci sta. No, ci sta, ci sta. Vabbè, devi dare il voto già Vabbè, subito. voto mio Valuta prima la personale. location facendo la Allora, voto mio valutazione. personale per quanto riguarda, diciamo, il mio gusto 8. 8. 8. Ma vuoi dire, cioè, di cosa c'è, no? Fai.
Cioè, hai fatto il programma, ti devo mettere in bocca le parole. Perché c'è troppo bianco. Ah, troppo bianco per lo Marione. Diciamo questo bianco. Vabbè, ma c'è anche il colore beige lì, tipo un giallino. Beh, sì, però il bianco è... Cioè, non ti va bene le signorine che danno contrasto? Vabbè, ma lei è un voto a parte. Ah, perché c'è il voto del servizio, che è quello a parte. Esatto. Loro fanno parte del servizio come voto. Sì, sì, esatto, servizio. Vabbè, quindi che consiglio dai? Troppo bianco cosa faresti? Ma... Siamo alla follia più totale. Dai, vai, di. No, no. Io non sono nella posizione proprio di... Non sei architetto. E vabbè, l'hai detto che ce l'abbia troppo bianco. Cosa possiamo fare? Tipo delle strisce? No, io... Ah, strisce capito. Come il loro colore. Per sì, dare... cambiare, diciamo, colore in marroncino. Ma tutto colorato o solo le strisce vuoi? No, tutto colorato. Come tutto colorato? Ma no, ma non è architetto lui, no, non prendetelo in considerazione. Vabbè, comunque... magari come questo della testa, un marroncino così. Marroncino... Ma marrone ci sono già le travi. Appunto. Vabbè, ha tutto marrone. Vabbè, comunque... passiamo all'altro discorso. Allora, poi la location l'abbiamo fatto, okay. L'albero lo vuoi valutare? Vabbè, ma il clima natalizio. Vabbè, valuta l'albero, allora, sarà bello, no? È molto carino l'albero, però non l'ho tenuto, diciamo, in considerazione perché È diciamo occasionale, esatto, per dicembre, solo per Natale. Giusto. Bravo. Ma come lo valutate come valutatore voi? Cioè, voi dovete valutare 5. Sì, fa cagare anche di meno. Ma Marione, eri andato bene lì a 4 ristoranti, qua mi fai una figura di merda. Vabbè, adesso però non puoi valutare ancora il servizio perché ancora non c'è stato. Il servizio sicuramente, io so già che aumenterà proprio. Aumenta, al momento siamo 9 per il... No, che 9? 8. No, A 8, a 8 la location e poi, basta, solo quello abbiamo di voto. Certo, che, Vabbè, magari le signorine ti faranno poi alzare un po' il voto delle cose. Io non posso dire niente, però sono convinto di che è altissimo. È mai venuto uno come Marione da voi a fare giudicare? Avete un po' paura? Adesso. Vabbè, lo dovete trattare bene perché cioè da qua dipenderà le recensioni. Allora. Trattatemi come se fossi uno qualunque. No, uno qualunque. Perché, diciamo, è come se fossi una persona normale. Come se fossi una persona normale. Come se fossi normale. Nonna Marione. No. Cioè, non perché, diciamo, sono io e mi dovete sapere come un re. Ma bravo. Però adesso no, così però, loro sono condizionate così. Adesso sono un po' condizionate così, mi sa Marione. Non dovevamo dire che tu eri un importante. Ma no, allora. Ma io so che mi tratterranno come un re lo stesso, anche se io faccio questa premessa. Allora, vediamo un po' se hai coraggio di dire a lui che cos'è che non va bene, Marione. Dai, vediamo. Io ho un po' paura. No, vediamo, Marione. No, vabbè, semplicemente ho dato 8 perché c'è troppo bianco. A me il colore bianco non mi piace tanto. Rispondo contro il muro. È troppo bianco e poco bianco. Sì, poi non fa contrasto. Perché non va solitamente e non anche per i matrimoni. Quindi non ci puoi mettere un marrone, un rosso migliore. È bello bianco. Ok. Sì. Un po' in crisi, Marione. Io sto considerando in generale. Vabbè, sì, poi. In generale. Vabbè, vuoi cambiare, vuoi dare 9? Quattro ristoranti è un programma per valutare il ristorante in generale. Stai già contestando quindi loro dicendo che stanno facendo strategia. No. No, non ho detto quello. Vabbè, qua siamo alla follia.
Sì, vabbè, il fuori, puoi dire il fuori, che bel, la struttura. Vabbè, fuori non l'ho vista neanche più di tanto, cioè, perché c'è un po' di nebbia, vabbè, oggi. Sfuggita, con la nebbia non ho potuto vedere. Però, caro Marione, cioè, quando hai comunque un servizio con della bella gente come loro, ma dovrebbe passare tutto in secondo piano, il bianco, non bianco, capito? Ma il servizio si valuta dopo che è stato consegnato il piano. Ah, giusto. Tutti i piani. Bene. Va bene, non so, altre domande ne vogliamo fare? No, basta per adesso. No, però la basta lì. Bravo Mariano, ti vedo bene comunque come partecipante di quattro ristoranti. Ma questo qua, come lo possiamo chiamare questo format? Che non ci sono quattro ristoranti. Chiediamo allora, come possiamo chiamare il format di questo, oggi? Questo format. Perché oggi non c'è quattro ristoranti. Cioè... come se fosse possiamo fare Stella Michelin. Cioè Michelin. No. Come no? No. Stella Baratlin. Stella Baratlin. Ma come quattro stalle? No, ma no, quattro stalle no. Stella Baratlin. Possiamo mettere cinque valutazioni. La location l'abbiamo messa. Okay. Servizio poi lo vedremo. Costo. Io minimo. E lo vedremo dopo. No, Marione, qua c'è un'intimidazione, mi sembra, in corso. No, mi dovrei dare... no, io non scendo. Aspetta, noi per cosa? Servizio. Per il servizio? Vedremo! Devo valutare in base a come mi presenti il piatto. Io, essendo uno specialista di quattro ristoranti, so... un bravo cameriere. Allora dovete mandarci il vostro miglior comunque referente al tavolo per dimostrare il piatto lì, come si dice? Lavo, preferibilmente lavo. Preferibilmente lavo. Come lavo? Ah, non vuoi lui, vuoi le signorine? Eh beh, per forza. Le signorine sono quelle. Questo aumentava. Allora vuoi solo bere, tu cosa ti ha versato? Tequila liscio. Bevi. Hop, via. Andato. Oh. Qualità della vodka, delle cose, cos'era? Buono. Ne hai bevute di migliori o... No, questa è veramente di qualità. Bene. Vada col secondo. Ammazza, ma così debotto? Ammazza Marione. Andiamo a intervistare i commensali. Andiamo qua. Scusate, noi facciamo delle interviste, possiamo disturbarvi 5 minuti? Vada Marione, anche io. Allora, io sono un visitore di quattro ristoranti. Io se non un po' più voce Marione, cortesemente, non si sente da qua. Allora, quello che dovete semplicemente fare voi è votare il ristorante secondo i vostri gusti personali, questi parametri: location, costo del menù, ovviamente. Chiedi se l'hanno già visto, magari. No, ancora è la prima volta. Ah, no, non l'hanno visto il programma in televisione. Sì, real time. Vedi? Sì, certo, l'hanno visto, quindi... Poi, servizio, servizio e il cibo. No, il cibo, no, il costo. No, ma ha detto anche il costo. Ah, ridì, scusa, che poi facciamo un ciak unico. Ma come ridillo? Ridica. Allora, votazioni, location, costo, cibo e... No, non fare il medio. Ma Marione, ma che cosa mi fai fare? L'ho detto, questo il cibo. Madonna. Costo del menù. Mamma mia. Vabbè, comunque lasciamo stare le cose. Comunque abbiamo capito. Vabbè. Ci vogliamo tutta la va vita. Bene. Servizio. Ok. Allora loro al momento possono già fare la votazione della location. Esatto. Voi potete fare
il voto va da 1 a 10. Volete fare un voto unico? Cioè vi, sì, vi sì, diciamo, sì, come si dice, fate una collaborazione. 8. Non è unico? 7-8. Allora, 7 voi 8, quindi una media 7,5. Marione invece, che lui ha già vinto, quindi sa come si... Ha detto che è un po' troppo bianco per lui, cioè il posto. Cioè, sì, forse colore, sì. Colore dominante. È quello dominante. È un problema di luce. Allora, secondo voi è una questione di Galateo servire prima le spalline o no? Sì, assolutamente sì. Ma che domande sono, Mario Mamma? Certo. Vabbè, oh. No, bravo, bella domanda. Questa la tagliamo poi, vabbè. Le tagliamo tutte. Non sono preparato, sono arrivato qua impreparato, senza un copione. No, però sta andando abbastanza. Sta andando abbastanza. Come lo vedete come presentatore, Marione? Cioè ha delle qualità? Deve migliorare in qualcosa? Deve essere un po' più sciolto. Ma magari sono io che gli metto anche un po' di ansia. Perché... Ma no, è perché a me sono un po' riservato. Vada. Messaggio dalla direzione: senti. Marione, sei licenziato, puoi tornare a casa. Next. Evviva, sono licenziato. Allora, di la tua esperienza lì a quattro matrimoni, cos'era? Quattro matrimoni, quattro ristoranti lì, quella cosa lì. Com'è? Vabbè, allora, in pratica avevo un ristorante in Corso di Trapella. Torino, quindi. Una zona molto traffica. Ah, ma Marione, visto che ha vinto il Marocco ieri, mica la tua zona lì era presa d'assalto. Fatto il boom. Hai festeggiato? Hai festeggiato tu insieme ai marocchini? Ho festeggiato con i soldi. Di soldi, molto bravo. I soldi, molto bravo. Sì, perché in pratica io ho un televisore e stavo trascorrendo. Ma era pomeriggio, era, vabbè. Come fanno i veri? No, ma la partita era al pomeriggio, Marione. Sì, ma cosa c'entra? Ah, hai rimesso la replica. Certo. Ah, certo, perché genio. Hanno... No, a parte che non era al pomeriggio, era... Ma no, era la sera, c'è stato il Portogallo. No, era... Ah no, non è vero, scusate. Vabbè, il lavoro, il tempo mi fa perdere. Vabbè. Il lavoro mi fa perdere la condizione del tempo. Quindi, però tu, Mariano, non è che metti tanto le mani in pasto, tu sei più gestore, più maître. Sì. Vabbè, comunque niente, pratica. Il mio era un ritrovo, un punto di ritrovo, guadagnato. Molto bravo. Sì, è andata molto 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 bene. E stasera perché sei qua? Stasera sono qua, mi metti un po' in discoteca. No, l'ho ingaggiato io. Sto in trasferta, mi ha ingaggiato lui. L'ho ingaggiato perché ho detto andiamo qua al ristorante, ho detto lui vincitore... dei quattro ristoranti io questa edizione speciale facciamo però è andata male, nel senso come sono male. Arrivato ultimo in classifica. Ah, ma non dovevi dirlo che deve uscire la puntata ancora? Vabbè. Vabbè, però figura del merda, i concorrenti erano di un livello molto molto più alto, perché il mio è, diciamo, quel classico ristorante. Come si chiama il ristorante? Di famiglia. Come si chiama? Ah, di famiglia si chiama. No, sì, il ristorante, diciamo, sì, di famiglia. Sono quei ristoranti che conoscono tutti, non c'ha manco il nome. Cioè, è un mix tra un ristorante. Sei lì da 200 anni. Ristorante un pub. Qua dicono che sei stato vincitore di 4 kebab, che non era 4 ristoranti. Queste sono accuse pesantissime, Marione, per sminuire il tuo lavoro. Assurdo, però intanto hai incassato quando ha vinto il Marocco, altro che sì, kebab. Sì, ho incassato parte. Molto bene. Il ristorante si chiama Dall'Amico.
Dall'amico. Dall'amico. Ristorante dall'amico. Bel nome. Bel nome, bel nome. Però sembra tipo un bar. Tipo un bar. Mi piace. Un bar, te lo mi piace.